E sì ragazzi, oggi si decide il campionato Juventus contro Sassuolo. E salve a tutti ragazzi, da PierDarkKnight91 ci ritroviamo nella modalità carriera allenatore su FIFA 16. Siamo pronti a giocare la partita contro i bianconeri. Ho allenato i miei giocatori sempre di più. Abbiamo 5 punti di distacco dai bianconeri. Una sconfitta riapre il campionato, una vittoria lo chiude completamente. Andiamo subito a vedere la formazione della nostra grandissima squadra. Ed eccola qui la formazione con Tabanelli in super forma 86, Alexandro, Camporese, Raffaello e Mattiello che dà più garanzie. Al centrocampo José Paulo, Luke Brown e Marcos in attacco, Castillo, Gabriel Jesus e c'è Tevez dal primo minuto. I sostituti come sempre c'è lui, il coniglio, Bugs Bunny, Alastra, Depay, Reyes, Pauleta, Kingsley Coman e Mastur. Ramirez fuori nelle riserve. Adesso la formazione dei bianconeri. No, no, nevica, no, la neve no. E qui rovina tutta la partita. 4-4-2, Cavani, Lewandowski, Cristiano Ronaldo, Berardi, la squadra è sempre la stessa, cambia solo il portiere. Non ci voleva sta neve ragazzi, ma giusto contro la Juve la neve, ma mannaggia, mannaggia. Dai, iniziata. Castillo, Diego, mamma mia, una finta di Castillo. Castillo è carico, Castillo cerca di saltare l'avversario, la tocca Luke Brown. Mamma mia, non si vede niente, c'è Tevez, Tevez salta l'avversario, Tevez! Prima occasione, 4 minuti e 36, bravissimo. Attenzione al Sassuolo, attenzione al Sassuolo. Attenzione a Tevez che è partito. E la palla schizza via, mannaggia, attenzione che il portiere stava per commettere un errore. Colpo di testa, di nuovo Juve. CR7, tiene il pallone CR7. Cerca di scattare, ancora CR7. Mamma mia, salta Mattiello e poi Tabanelli. Il primo miracolo, mamma mia come ci ha saltato Cristiano Ronaldo. Dopo 11 minuti Tabanelli ha fatto già un miracolo. Butta fuori sto pallone. Chiudilo, bravissimo. La difesa funziona. Mamma mia Cavani, sempre in scivolata, eh. Attenzione che cambia, il pallone schizza, dobbiamo giocare. Attenzione, il portiere fuori, vai. No. Bene Marrone, benissimo Marrone. Il cross è buono, il colpo di testa quasi. Che occasione anche questa. Vai, ripartiamo. Ripartiamo. Forza Luke. Riparte Marchisio, salta Marchisio. Attenzione a Marcos. La mette in mezzo. Mamma mia, c'è spa... Fuori gioco. Ok, benissimo. Il tocco è buono anche questo. Tevez, una finta di Tevez. Si accentra e tiro. La para Lopez. Oh, ehi, occhio a Cree, occhio a Cree. Passa il tiro e gol. Oh mio Dio, al 41esimo vantaggio della Juve, segna Marchisio. Raga, senza parole. È riuscito a costruire e ha segnato. Calma, calma, calma. Calma, calma, calma. Bravo Tevez, madonna che sfortuna. Vai così. Oh, oh, vai, vai. Mani? No. Non è mani, tiro, oh e che palle! Finisce il primo tempo ragazzi, 1-0 per la Juve, segna lo scadere dei primi 45 minuti di gioco. La partita è equilibrata ma alla fine diciamo che questo campo non mi fa capire bene gli scatti dei giocatori, gli attaccanti della Juve, perché la maglietta bianca con qualche striscia nera non ti fa capire bene perché il campo che è bianco ti confonde tantissimo. Maledetto. Attenzione, attenzione. Partito di Hop. Prova a metterla in mezzo, la chiusura. Ancora un tiro. Mamma mia la Juve. Calcio d'angolo. Attenzione a calcio d'angolo. Pallone in mezzo. Tabanelli. Mannaggia, mannaggia. Che cacchio. Ci ha fatto delle partite stupende e poi mi fa questi errori. Madonna, sempre a vuoto, ste cacchiate, oh. Guardalo, guardalo. Bonucci ha segnato. Toccala. Molto bene. Finta. Salta l'avversario, se ne va. Tevez, Tevez! La parata. Oh, tira, tira!
Che deficiente! Non ha tirato, grande occasione subito per riaprire la partita. José Paulo, la prova a mettere in mezzo. Eccola qui, colpo di testa! Madonna! Gabriel Jesus, fa una finta. Tiene Cristiano Ronaldo, il tocco è buono. Anche questo, attenzione, prova il tiro. Oh, che palle! Vai! No! Madonna, non entra mai! Non entra mai, ragazzi, che sfortuna. Poi pure sta neve di merda. Ok, Cri, vai. Tevez la tocca a Marcos. Marcos, tira! Deviata. Madonna, che palle. Sostituzioni, ragazzi, sostituzioni. Dobbiamo fare due gol. La dobbiamo almeno pareggiare. Voglio mettere Pauleta e poi ci andiamo a mettere, vediamo un po', Kingsley Coman al posto di Castillo. Cristiano Ronaldo, fermati! No! Rigore. Aveva già crossato. Dopo mezz'ora gli tocco le caviglie, non mi puoi dare rigore. Ma che cacchio. Rivediamo il fallo da rigore. Eccolo qui. Va bene. Cristiano Ronaldo contro Tabanelli. E Tabanelli pare rigore. Mannaggia. Pallone in mezzo. Colpo di testa, Tabanelli. Dai. Mannaggia. Vai così, Gabriel. Salta l'avversario. Gabriel Jesus si infila. E poi cade mentre deve tirare. Oh, sempre così succede. Oh, volevano la vittoria. Volevano. Vai, il tocco è buono. Tevez. Sì, domani mattina. Oh. Mamma mia. Finisce, ragazzi. Finisce. Non ci voleva sta neve. Siamo stati un bel po' sfortunati. Perdiamo contro la Juve. Si riapre il campionato. Ma noi dobbiamo stare calmi. Questa è la nostra prima sconfitta di quest'anno. Mamma mia, non ci posso credere. Questi sono i risultati disponibili. L'Avellino vince 2-1 contro lo Spezia. Il Cesena vince 1-0 contro il Cagliari. L'Empoli vince 2-0 contro l'Hellas Verona. La Fiorentina perde in casa contro la Lazio per una rete a 3. 2-0 della Juve contro il Sassuolo. 1-1 Torino-Udinese. Ed eccola qui la classifica, con il Sassuolo ancora in prima posizione. Riceve la sua prima sconfitta dopo 16 giornate e la Juventus è lì a 2 punti di distacco. Adesso mi alleno i giocatori e la prossima partita la dobbiamo vincere. Infortunio per Hans Banning, 2 mesi di stop e non ci voleva questo. Si è aperto anche il calciomercato, quindi aspetto dei vostri consigli cosa migliorare. Ma prima di tutto, ragazzi, vi voglio far vedere i futuri campioni. Me li sono cresciuti per tantissimo tempo ed eccoli qui, ragazzi, eccoli qui. Alcuni ancora li sto osservando, ma tipo questo Xabi Rodriguez vuole venire già in prima squadra. Noi ce lo portiamo, quindi offriamo il contratto, 2 anni, 500, facciamo giocatore, futuro componente, prima squadra. Andiamo a offrirgli il contratto, ragazzi. Potenziale 91-94. Questa è la formazione che affronterà l'Empoli, con Tabanelli, Alessandro, Camporese, Nick Depay e Mattiello. Poi al centrocampo Brotonier, José Paulo e Marcos. In attacco Kingsley Coman, Tevez e Gabriel Jesus. I sostituti sono Nunes, non ci sarà il portiere riserva perché si è infortunato, quindi starà fermo per 2 mesi. De Sena, Raffaello, Reyes, Marrone, Castillo e Mastur. Mentre Ramirez ancora una volta nelle riserve perché è fuori forma. Ragazzi, andiamo in partita, questa la dobbiamo vincere e dobbiamo sperare che la Juve pareggi almeno la partita per riprendere i punti che abbiamo perso. Andiamo. Ma io capisco che siamo a dicembre, ma sempre sta neve, mo. Mo gli avversari hanno pure la maglietta bianca. Come li marco? Madonna mia, Marco, no, Massimo Giovanni. Si capisce un cacchio, non si capisce un cacchio. Metti in mezzo sta palla, vai così. Niente. Oh, non riesco, cacchio, a tirare. Oh! Oh mio Dio! Che? Che ho fatto? Cosa ho fatto? Perché mi ha dato l'ammonizione, raga? Perché mi ha dato l'ammonizione? Sono andato a vuoto, non l'ho preso il giocatore. Fammi vedere. È la Madonna per questo. Sì, certo.
Certo. Cioè, se la Juve vince, adesso veniamo sorpassati. Cambia il campionato, che è una cosa incredibile. Sta neve di merda, oh, non mi fa vedere un cacchio. È partito quello, ma non riesco a capire che parte. Ma è possibile vedere una squadra con la maglietta bianca sotto la neve? Fai così. Fallo, niente, non te lo fischi. Attenzione, Tevez, dai Tevez. E la pareggiamo subito. La pareggiamo subito. No, non dobbiamo essere superati dalla Juve. Dai, adesso andiamo a vincere. Meno male che c'è Tevez, perché segna solo lui. Bene. Guarda Tevez, benissimo, guarda Gabriel. Non mi puoi fischiare il contropiede, oh maledetto. Finisce il primo tempo 1-1, ma nel secondo tempo dobbiamo dilagare di gol, dai. Calcio d'angolo per l'Empoli. Attenzione, pallone in mezzo, colpo di testa, il pallone rimane lì, esce Tabanelli, bravo qui. Vai, 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 che scatta in contropiede. Vai che scatta in contropiede Tevez. Eccolo qui Tevez. Mamma mia, fa sempre così. Fa sempre così Carlitos. Attenzione a Carlitos. Ancora Carlitos. Si accentra, non c'ha spazi, riesce a saltare l'avversario. Ancora Tevez. Tevez, Tevez. Volta, mamma mia. Prende il pallone, diventa Maradona sto giocatore. Calcio d'angolo, era calcio d'angolo, è stata deviata. Pallone in mezzo, colpo di testa. Han para. Cosa cacchio è successo? Ci ha lasciato libero. Ho capito che non vedo io bene i giocatori perché si diventano camaleonti, però non riesco a capire perché i difensori non c'erano. Vediamo un po'. C'è spazio all'indietro. Speriamo che non rimbalzi male il pallone, se no siamo fritti. Mattiello, Mattiello. Oh, che culo, che culo. Tiro sbagliato di Mattiello. E c'è Tevez, c'è sempre Tevez. 2-1. Mamma mia, guardate il liscio incredibile di Mattiello sul tiro. E poi c'è Tevez che corregge la traiettoria. Eccolo qui. Meno male. Loro hanno fretta, noi no. Loro hanno fretta, noi no. E infatti Tevez se n'è andato. E infatti Tevez se n'è andato. Carlos Tevez, Carlos Tevez. Quando sono cesso, io so cesso. Finisce ragazzi, finisce 2-1, meno male, poteva andare peggio. Poteva andare peggio, meno male che c'è Tevez. Meno male che c'è Tevez. Oggi Tabanelli non mi è piaciuto. Deve migliorare, giovane ragazzi. È importante che questo portiere continui a giocare. Poi vedrete che continuerà a migliorare sempre di più. Adesso c'ha ancora qualche lacuna. Comunque bravo Tevez che poteva fare il terzo gol e portarsi il pallone a casa. Questi sono i risultati disponibili, la Juve non c'è attualmente. Comunque, Cagliari-Genoa 1-2, 2-0 dell'Hellas contro l'Avellino 0-0, Inter-Torino 1-1, Lazio-Milan buono, Napoli 2, Fiorentina 1, Roma 3, Atalanta 1, il Sassuolo vince 2-1, meno male. La Juventus pareggia e ritorniamo a 4 punti di distacco. La Juve pareggia, la Juve pareggia. Sì, ragazzi, siamo di nuovo primi con 4 punti di distacco. Bene, teniamo il distacco nonostante la sconfitta, nonostante la neve. La miglior difesa è Sassuolo con 7 gol subiti. Attualmente in Serie B Hellas Verona, Avellino e Spezia. Abbiamo ricevuto un'offerta di trasferimento per Tabanelli, 36 milioni e 500. Vale 41 già Tabanelli ragazzi, vale già 41 a 19 anni e già un 87, un campione. Rifiuto e vieta ulteriori offerte. Ciao ciao. Occhio ragazzi, contratto in scadenza per Lionel Messi. Andiamo a provare. Non si sa mai ragazzi, non si sa mai. Comunque massimo 425.000 a settimana, perché io di più non gliene do, eh. Giocatore chiave, prima squadra, un anno va bene, andiamo a fare l'offerta. E adesso voglio fare una piccola cavolata, voglio provare ad acquistare Morata, ma senza sprecare un soldo. Voglio provare, solo tentare, tentar non nuoce. Voglio dare Ramirez per Morata e vediamo se accettano, anche se Morata vale tantissimo. L'Inter si è preso Bazoer, non ci credo. Ripasserà l'Inter alla scadenza del contratto. Quindi ragazzi, io penso di concludere qui il video. Se vi è piaciuto lasciate un bel like, condividete, commentate. Domani facciamo un po' di calciomercato
e due partite non proprio difficili, attenzione, perché affronteremo l'Avellino e poi in Coppa Italia il Chievo Verona, e nel frattempo cercheremo di acquistare e vediamo se Messi, con 425.000 di stipendio a settimana, può accettare. Alla scadenza del contratto l'anno prossimo potrebbe far parte del Sassuolo, che può vincere la Champions League. Lasciate un bel like, ciao a tutti. Guarda, guarda Chiellini, non ci voglio cre... Mandatemene a cacare, gioco stronzo di merda. Sì, vai, fra poco gioco con mia nonna con le stampelle. Da, due espulsi, madonna.